che in questi ultimi giorni non si fa che parlare, tra le altre cose, di Mario Balotelli, perché proprio ieri lui ha detto: io capitano della nazionale, sarebbe un bel segnale per tutti gli africani che vivono in Italia. Ricordiamo che Balotelli ha parlato dopo molti anni di silenzio. Oggi ha partecipato alla presentazione del libro di Alessandro Alciato e i giornalisti gli hanno chiesto dove sarà il suo futuro, se in Italia o all'estero. E lui ha risposto così. Vediamolo, questa è la risposta di Matteo Salvini, ma facciamo prima Sarà in vedere Italia la o clip. all'estero in futuro? Dove Salvini vuole. Quindi ha parlato di Matteo Salvini, ovviamente Matteo Salvini gli ha subito risposto su Twitter: caro Mario, lo Ius Soli non è la priorità mia né degli italiani. Buon lavoro e divertiti dietro al pallone. Con Balotelli partiamo quindi sul tema dell'immigrazione. Ius Soli mi sembra che non ci sia più, l'atteggiamento nei con i migranti, direttore di vita ci ha raggiunto Riccardo Bonacina che si tende di volontariato. Ti è piaciuto Balotelli, tu che ti occupi di calcio, che sei l'unico tra di noi cruciani? Me per niente. Come per Ha niente? fatto una bella battuta su Salvini, ma ha fatto la parte della vittima dicendo che i primi suoi 18 anni in Italia sono stati degli anni terribili perché lui non era cittadino italiano. E in realtà Balotelli non ha subito alcun torto durante questi 18 anni, i primi 18 anni della sua vita in cui non aveva il passaporto, ma era perfettamente integrato. L'Italia lo ha reso, anche l'Italia, oltre ai suoi talenti, lo hanno reso milionario. No, adesso che la sinistra o comunque che una parte della sinistra sposi le idee di Balotelli e lo faccia diventare una specie di capopopolo invocandolo come capitano della nazionale, mi sembra ridicolo e dà l'idea di come sia combinata la sinistra italiana. No, Cruciale, non ti sembra che un po' il clima sia cambiato? Non solo da questo studio sull'immigrazione, un tempo si discuteva di Non lo più. so, Adesso. dipende con chi parli, perché non riesco a capire come si possa ancora pensare che i clandestini, che è una specie di cosa ineluttabile l'arrivo dei clandestini in Italia, cioè l'obiettivo deve essere quello di clandestini zero. Ora, ovviamente non è possibile clandestini zero in 3 giorni, né forse fra 2 anni, 3 anni, ma se l'obiettivo è quello, e non è un obiettivo razzista avere come fine quello di non avere clandestini in Italia, è un obiettivo di sinistra. Perché i clandestini, gli immigrati, non vanno nei dintorni della casa di Saviano, non vanno nei quartieri chic, non vanno a casa dei professori, non vanno a casa dei Lerner o nelle zone dove abitano questi signori qui. Di solito vengono a contatto con le classi, diciamo, meno abbienti della popolazione italiana. Dunque, essere contro l'immigrazione clandestina, che non significa fermare l'immigrazione, non significa essere razzisti, Però significa abbiamo un semplicemente problema, cercare di Cruciani, c'è una impedire. legge che crea questa figura, che Ma si non è chiama solo legge la legge, è un problema anche. di atteggiamento che uno ha. Se uno ha l'atteggiamento che nemmeno un clandestino deve mettere piede su questo paese. E bisogna Scusi, cambiare la Bonacina, legge. io la conosco da tanti tempo, lei è una persona moderata, ma se qualcuno viene a casa Grazie. sua e bussa, non invitato, lei che cosa fa? Cioè, qual è la Gli sua reazione? È quella chiedo di dire: chi è. guardi, vada via, oppure mi dia Dipende. delle credenziali, che cosa Dipende vuole se è una fare? Ha un bella donna lavoro, ha la faccio un entrare. titolo? No, Che cosa Guaracino, non se la metta è? pure lei con la bella donna. Dal primo gennaio qua. Porro, Porro. volevo dire una cosa. Il problema è un problema di razzismo istintivo. Ti risulta che ci siano dei problemi per filippini e cinesi e gente che lavora? Allora, il tema è questo. Vorrei sapere se Bonacina, se Grasso, se chiunque di queste persone, Saviano, ha mai pensato di avere una colf romma. Io non ho mai visto una zingara che venga chiamata a fare Non, la ma colf. non la I chiamare così filippini che ci sì. Allora, arrestano, non sarà si un può. problema di percezione? Perché nessuno prende. Non è un Non problema di si razzismo. possono L'italiano chiamare si difende zingari! da un rischio Non si eventuale. possono Il cinese chiamare non è zingari! pericoloso. Ci tirano fuori dall'ordine Si chiamano giornalistico. Roma. No, Tu hai bravo, sinti, Roma, non li chiamare zingari. Parenzo. Camminanti. Tu, tu conosci uno che ha una colf Roma? Dimmi se esiste uno. Cruciani, Sarà che saremo tutti razzisti. Cruciani, No, non ce l'ho, non ce l'ho. Cruciani. No, non ce l'ho per niente. No, ce l'ha, Ma su non questo ce l'ha ha nessuno. perfettamente Siamo tutti ragione razzisti. Vittorio. Cioè, il problema, la Lega ha incarnato a suo vantaggio, naturalmente è un vantaggio che, come sappiamo dai sondaggi, addirittura sta aumentando, una posizione che è una posizione italiana ormai, una posizione Che è una degli posizione italiani. Cioè, semplice. dire, Vabbè. una insofferenza, giusta o sbagliata che sia, verso quello che Conte oggi ha chiamato il business dell'immigrazione. Perché sull'immigrazione clandestina, sull'immigrazione delle persone che arrivano, e lasciamo perdere giusto o no a fermarli, non fermarli, l'abbiamo già detto, si è fatto negli ultimi anni, si è creato un business pazzesco, un business incredibile, le inchieste di Mafia Capitale, lo Vabbè. sappiamo che cosa si è creato. Tutto questo è entrato nella testa degli italiani e Grazie al questo qua. direttore di vita, grazie a Vittorio.